Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme tre nuovi progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook, meglio di Maya, dal 28 settembre al 4 ottobre. E alla fine vedremo anche un po' di nuovi prodotti che sono appena arrivati, proprio freschi, proprio per realizzare delle meravigliose borse o pochette. Poi le vedremo nel dettaglio. Anche oggi abbiamo degli interventi tramite messaggi vocali e video, quindi non vedo l'ora di iniziare e partiamo con il primo progetto. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi, che è di Sandra Cannella, con il quale ho avuto modo insomma di inviare qualche messaggio e credetemi mi ha fatto davvero emozionare, poi capirete bene il perché. Allora, lei si è portata decisamente avanti con le decorazioni natalizie, infatti ha preso spunto da un tutorial preso dall'angolo di Chris, quindi dalla nostra adorata Cristiana Rossi, e ha realizzato alcuni accessori per una bellissima, colorata e luccicante mise en place natalizia, utilizzando il King Lux, questa fettuccia che come potete vedere non smette mai di stupirci, ok, per l'abbigliamento, ma ben venga anche per altri accessori, quali ad esempio dei sottopiatti appunto. Io ho scelto questa variante che è la beige oro perché secondo me a casa mia quest'anno può andarci bene. Allora, Sandra ci ha inviato un bel messaggio vocale in cui ci ha spiegato insomma ecco da come ha preso spunto, come l'ha realizzato, e poi leggiamo anche un altro messaggio che ci ha inviato che è stato davvero dolcissimo e iniziamo col vocale però, dai. Salve, buonasera a tutti. Volevo dirvi che ho ricevuto questo messaggio. Io sarei felicissima di partecipare a questa cosa e insomma, di far vedere a tutti il mio lavoro. Ne sarei contentissima. Ho scelto di fare questo set perché l'avevo visto sul gruppo di Cristiana. Anzi, l'angolo di Chris per l'esattezza, mi era piaciuto tantissimo. Poi ho cercato il filato sulla Tessiland che trovo stupendo e mi trovo benissimo per qualsiasi tipo di filato e per qualsiasi tipo di lavoro io voglio svolgere, mi trovo benissimo. E quindi ho acquistato il King Lux, ora non mi ricordo bene il nome, comunque è quello tutto brillantinato, voi lo sapete benissimo il filato a quale mi sto riferendo. Ho provato a realizzarlo, ma non pensavo che mi venisse così bello. Effettivamente l'ho fatto perché io amo addobbare la casa per Natale. Sono amante appassionata dell'addobbo natalizio, di tutto ciò che riguarda il Natale, la tavola imbandita, le posate particolari, i piatti particolari, insomma ci tengo, e quindi ho detto vabbè, adesso me li faccio e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Devo dire che il lavoro è stato bellissimo sia per quanto riguarda quello rosso e sia per quanto riguarda il King, quello giallo, color senape, perché ne ho fatti due. Comunque, io per me, se fate questo gesto, ne sarei felice e vi ringrazio tanto. Sono un po' emozionata perché per me è la prima volta a parlare con voi. E insomma, che dire, grazie. Veramente lo dico col cuore perché mi trovo benissimo con voi. Vi auguro una buona serata e un bacio a tutti. Ciao! È stata carinissima davvero Sandra. E come vi dicevo, insomma, abbiamo avuto modo di scambiarci ecco, qualche messaggio, abbiamo parlato del Natale che anche io come lei adoro e le abbiamo chiesto insomma un po' che cos'è per lei il Natale. Lei ci ha scritto un messaggio che insomma ecco abbiamo chiesto se potevamo leggere e ci ha detto assolutamente sì, con molto piacere, perché secondo noi è un messaggio molto bello da dare ecco, e che merita senz'altro.
Lei ci ha scritto: per me il Natale è un'emozione. Mi ricorda tanto le feste trascorse in famiglia da bambina, con i parenti più cari. La gioia e la serenità che ad oggi non esiste più. Ricordo con infinito amore la mia mamma, la gioia di comprare gli addobbi, l'albero vero, il profumo di abete nella casa, il presepe e le luci. Ecco cosa significa il Natale, avere la gioia di godersi la famiglia e di avere i tuoi genitori accanto, perché quando se ne va via uno di loro, se ne va via una parte di te per sempre. Insomma, non penso che non ci siano altre parole da aggiungere e che non sia neanche opportuno farlo, quindi mando semplicemente un grande abbraccio virtuale a Sandra e tanti cuori. Il secondo progetto di quest'oggi è davvero molto originale, l'ho adorato dal primo momento in cui l'ho visto. Si tratta di un progetto di Carla Barone, che ci ha detto che ha deciso di realizzare questa copertina, poi vi dirò il modo originale con il quale l'ha chiamata, ha deciso di appunto realizzare questa copertina in vista di una nascita, insomma di un neonato di una sua carissima amica. E lei ha avuto davvero un'idea molto originale, perché ha unito la sua passione per l'uncinetto in vari modi, quindi ha realizzato questa copertina appunto per avvolgere questo nuovo nascituro, con l'aggiunta però della sua passione anche per gli amigurumi, e quindi ha realizzato copertina, amigurumi, quindi con un animaletto, in questo caso ha utilizzato una dolcissima pecorella, unendo quindi quella che lei ha chiamato la copecora. Originalissimo davvero. Allora, lei ha realizzato questa copecora con il bravissimo e invece tutti gli inserti, diciamo i dettagli, quindi della testa e delle gambe della pecorella, sono stati realizzati con il Chuck. È stata così carina da inviarci anche dei video in cui ci mostra proprio dal vivo questo meraviglioso progetto e in cui ci spiega a grandi linee come lo ha realizzato. Guardiamolo insieme e poi quando torniamo vediamo quelli che sono i punti che ha utilizzato con maggior dettaglio. Guardiamo. Allora, eccoci qua con la mia copecora, che è piaciuta tantissimo a tutte voi e mi ha fatto molto piacere. Allora, il lavoro è semplicissimo. Gomitolo bravissimo, avviamo 100 catenelle e per ogni catenella punto puff. Uncinetto numero 5, ma per chi lavora largo va bene anche il numero 4, e punto puff per un totale di 50 punti puff. E la coperta è fatta. Ho rifinito poi con mezze maglie alte, semplicemente. Per quanto riguarda gli inserti, invece, ho usato il Chuck dei diverse sfumature di grigio, tre sfumature, dalla più scura alla più chiara, avviando insomma. Invece gli inserti, iniziamo anello magico, aumenti, diminuzioni, quindi e poi andiamo a lavorare tutto in tondo. La stessa cosa si fa per la testa, il musetto. Ho iniziato da qua, come vedete, anello magico, aumenti, ho fatto vari aumenti e non ho preso nota, quindi mi dispiace, ma posso solo dire di usare la propria creatività e niente, e poi concluso con punto nocciolina. Divertitevi, mi raccomando, usate il bravissimo o comunque uno della Tessiland, state attenti alle certificazioni, ok? Questo è importante soprattutto quando stiamo parlando di bambini al quale voler donare qualcosa che comunque terranno per sempre, perché questo filato che è acrilico e poi ha una resa spettacolare è rimasto questo, quindi un cappellino uscirà. Questi filati sono molto buoni, non danno allergia, sono certificati e abbiamo la possibilità di lavarli, cosa che tutte le mamme sanno quanto sia indispensabile. E niente, buon lavoro, grazie ancora, tanti bacioni, ciao ciao! Quindi allora, ricapitolando, Carla ha utilizzato un gomitolo di bravissimo bianco e uncinetto numero 5 perché ama il punto puff, quindi molto più gonfio. Ha avviato 100 catenelle e nel secondo giro 100 mezze maglie alte per rendere la base più stabile.
Poi, appunto, puff, insomma, come dir si voglia, con 4 gettate sul filo per un totale di 50 giri. Ha rifinito il tutto con mezze maglie alte e nascosto la codina. Poi, ecco, per quanto riguarda la testa e le gambe, come avete visto, insomma, ha utilizzato un po' di fantasia e di creatività, che è il bello di questo meraviglioso mondo handmade. Allora, noi ringraziamo davvero Carla perché ci ha dato un'idea davvero originale. Pensateci, perché sicuramente una copertina del genere sarebbe molto gradita anche dal bimbo, che in questo modo ha modo anche, ecco, di utilizzare e di fare i suoi primi movimenti, stimolato proprio appunto da queste gambine, da questa testolina dolcissima. Allora, nel secondo progetto, come sapete, parliamo di assistenza e quindi proseguiamo il nostro percorso sul come acquistare. Abbiamo visto nelle altre puntate come registrarsi, la differenza tra cliente e ospite, come acquistare, quindi come inserire il prodotto nel carrello, come acquistare soprattutto in tutta sicurezza, quindi davvero consci di ciò che state inserendo nel vostro carrello, quindi con tutti i relativi dettagli del prodotto, mi raccomando, prestate attenzione. Adesso siamo arrivati ad un momento fondamentale, al momento delle spedizioni. Tessiland è un sito, è un'azienda che offre davvero varie possibilità in modo tale da poter accontentare ogni singola esigenza. Quindi analizziamo ogni dettaglio e ogni punto delle spedizioni da noi offerte. Allora, partiamo dal presupposto che con un ordine pari o superiore a 19 euro le spese di spedizione siano gratuite, invece con un costo inferiore ammonteranno ad 8 euro. Se volete proseguire con una spedizione del tutto gratuita, dovrete allora optare per il Corriere Espresso Standard, che comprende 24-48 ore per l'evasione dell'ordine più 24-48 per la spedizione. In caso di necessità oppure di urgenza, potete scegliere il Corriere Espresso Speedy, che al costo aggiuntivo di soli 3,90€ vi consente di far sì che, soprattutto se l'ordine viene effettuato completo di pagamento entro le ore 12, il giorno stesso possa essere già pronto per la partenza e quindi successivamente ci saranno solo le 24-48 ore per la spedizione. Poi c'è quest'altra meravigliosa opzione, vale a dire che al costo aggiuntivo di 2,50€ avrete la possibilità di scegliere voi stessi il corriere, perché altrimenti sarà il sistema automaticamente a sceglierlo in base alla destinazione, al peso e alla dimensione del pacco. Se invece volete scegliere voi quello che sarà il corriere che dovrà consegnare il vostro pacco, potrete farlo e quindi scegliere tra i vari corrieri di cui Tessiland si adopera, quindi GLS, Bartolini o SDA, che possono variare in base al paese di destinazione. Oppure l'ultima opzione è questa, il corriere fermo posta, che può essere scelto nel caso in cui non abbiate un indirizzo di consegna presso il quale possa esserci sempre qualcuno che possa ritirare il pacco. In tal caso, al costo di 2 euro in più, l'ordine verrà evaso in 24-48 ore e poi ci saranno le successive 24-48 per la spedizione e arriverà presso un ufficio postale da voi selezionato e da lì avrete 7 giorni lavorativi di tempo per andarlo a ritirare. Una volta scelte una di queste opzioni, quindi vi ricordo 24-48 ore per l'evasione più 24-48 per la spedizione, nel caso in cui sceglieste la standard, uno dei corrieri oppure il fermo posta. Se volete qualcosa di più rapido, scegliete il Corriere Espresso Speedy. E poi, dopo averlo scelto, cliccate su Continua. Ecco, mi auguro davvero che questa spiegazione possa esservi utile, perché spesso nel servizio di assistenza ci vengono chiesti dei chiarimenti in merito. Sappiate comunque che tutte le informazioni potete chiederle a noi dell'assistenza, noi ci siamo sempre, telefonicamente, chat, WhatsApp, email, sotto il video, ovunque, davvero. Contattateci, perché insomma siamo qui apposta, come diciamo sempre, e quindi mi auguro appunto che questo servizio possa esservi stato utile. E passiamo quindi al terzo progetto, quindi chi ha ricevuto più mi piace in questa settimana? Vediamo.
Il terzo progetto, chi ha ottenuto questa settimana più mi piace? Si tratta di Ivanoe Bin. Ho chiesto, si pronuncia così letteralmente, proprio onde evitare di fare figuracce. Ivanoe ha ottenuto più mi piace con questo meraviglioso poncho realizzato con solo 4 gomitoli di Nesh e l'uncinetto numero 5,5. Si è trovato molto bene, ha realizzato questo poncho, come potete vedere, a punto alto e a punto alto doppio in rilievo, giusto? E ci ha oltretutto inviato anche un messaggio vocale in cui ci dice appunto che da dove ha preso spunto. Già vi anticipo che è un video su YouTube, ma ascoltiamo direttamente lui. Ho realizzato questo progetto perché mi ero innamorato di questo video visto su YouTube. Poi i filati della Tessiland lo rendono ancora più prezioso e più bello di quello che ho visto. E beh, per quanto riguarda i like, lascio immaginare la soddisfazione, il piacere, insomma, che del riscontro di tutte quante, no? Grazie a voi, grazie alla Tessiland che mette a disposizione dei filati senza precedenti. Grazie ancora. Beh, grazie invece a Ivanoe, perché tutti questi like sono davvero più che meritati. E a tal proposito vogliamo, proprio grazie a lui, cogliere l'occasione per parlarvi di questo filato che è il Nesh, mostrandovi le varie colorazioni e un po' più il dettaglio delle sue caratteristiche. Vediamole insieme e poi proseguiamo. Il Nesh, la sua composizione è per il 22% lana, per il 78% acrilico. È un gomitolo da 150 grammi con una lunghezza di 270 metri. I ferri che consigliamo sono il 5 e il 6 e invece l'uncinetto il 4 oppure il 5. Come potete vedere, il Nesh è un filato davvero molto particolare in quanto ha le sfumature a tratto lungo. Viene abbinato questo effetto mélange che rende davvero le vostre creazioni particolari, uniche e irripetibili. Oltretutto, grazie a questo formato, quindi da 150 grammi, riuscirete a realizzare accessori quali, non so, sciarpe, cappelli, anche con un semplice gomitolo, e con due già riuscirete a realizzare un capo di media grandezza. Oltretutto, grazie al fatto che comunque può essere utilizzato con un uncinetto 4-5, riuscirete quindi a realizzare dei capi di abbigliamento o degli accessori unici, economici e soprattutto con una velocità unica. I colori poi che ci sono disponibili sono davvero uno più bello dell'altro. Questo ad esempio è il Nesh marrone sfumato. Vedete, quindi con queste varie appunto sfumature del marrone, fino al senape, al marrone un po' più scuro, al terra, al bruciato, insomma sono davvero tante le sfumature, molto davvero molto belle. Poi proseguiamo. Abbiamo il verde, che è questo, con le sue varie sfumature, con i suoi vari effetti, questo effetto, vedete, mélange, che è visibile anche con questa tonalità. Ecco, questo è il verde. Poi abbiamo il bordeaux, che è questo. Vedete, il bordeaux invece ha delle sfumature anche a contrasto, quindi abbiamo anche il nero, il marrone, il verde, questo bordeaux, questo rosso, insomma, ecco, ci sono varie sfumature di colore. Molto simile a questo è il pink. Sembrano molto simili e per certi versi lo sono, ma la differenza in questo modo, insomma, avete modo di valutarla. Questo appunto è il pink, dove prevale sicuramente questo rosa particolarmente acceso, con anche l'aggiunta di un po' di grigio e un po' di marrone, oltre che di beige, ecco, quindi tendente un po' più ai contrasti dello scuro e del chiaro. Poi abbiamo questo invece, molto più delicato, che è il rosa sfumato. Vedete, con queste varietà, insomma, di lilla e di bianco anche, davvero molto molto delicato. Poi abbiamo il rosso, quindi passiamo ad una tonalità molto più viva, questo rosso, dal rosso tiziano al porpora, insomma davvero molto bello, con questa alternanza poi di colori un po' più scuri. Eccolo qua, davvero unico.
E poi concludiamo invece, per chi adora il nero, con questo che è il grigio, che è quindi molto più scuro, anche molto più delicato per certi versi, che ha quindi questo grigio chiaro e più scuro, anche delle note di nero, per poi concludersi con questo bianco. Belli. Allora, abbiamo visto in questo periodo, ecco, tra Tessiland Condivision, ma soprattutto con Tessiland News che faccio con la mia adorata Rosaria, tutti i nuovi prodotti che stanno arrivando sul nostro catalogo. Credetemi, sono davvero tantissimi. Man mano, ecco, riusciremo a presentarveli. E quest'oggi non parliamo di filati, ma parliamo bensì di qualcosa che può arricchirli. Quindi con il filato magari potrete realizzare una magnifica borsa o pochette, e adesso serve qualcosa con il quale poterli arricchire, quindi soprattutto indossare. Parliamo quindi di manici, sono appena arrivati, sono stupendi, non ci perdiamo in chiacchiere, ve li faccio vedere subito. Eccoli, allora iniziamo con questi, i manici trapezio, che potrete trovare in due varianti, sia in oro che in argento. Le misure sono le seguenti: 12,5 per quanto riguarda la parte superiore e 11 per quanto riguarda la parte inferiore. Lo spessore del manico è di circa invece 5 mm. Come potete vedere è un manico davvero molto liscio, molto scorrevole, molto semplice, adatto anche a borse e pochette anche di media grandezza. Il costo che vedrete di questi manici equivale per una coppia, quindi quando acquisterete questo prodotto vi arriveranno sempre due manici. Proseguiamo invece, andiamo magari a parlare di manici adatti più a qualcosa di un po' più piccolo, che sono questi, i manici in metallo ovale. Anche questi potrete trovarli nella variante oro e argento. Le dimensioni sono, per quanto riguarda la parte esterna, lunghezza 9,2, altezza 7,5, mentre l'apertura interna lunghezza 7,3 e invece altezza circa 5 cm. Sono molto sottili, sono dotati di pratiche alette e oltretutto in dotazione avrete anche 6 placchettine da applicare, ovviamente dopo aver fissato il manico sulla borsa, in ogni spazio, in modo tale poi da poi poter chiudere le alette e quindi, ecco, fissare il vostro manico e avere quindi, insomma, ecco, questo effetto che è davvero molto molto bello, insomma, una borsa senz'altro, una vera chicca, ecco, diciamolo, davvero molto belli. Proseguiamo invece con la semplicità e passiamo a questi, che sono i manici esagonali. Hanno una lunghezza massima di 11,5 cm e un'altezza di 7. Anche questi hanno invece uno spessore di circa 5 mm. Sono un po' più piccoli rispetto a quelli trapezio che abbiamo visto prima, quindi più adatti a pochette, ma hanno anch'essi una linea molto semplice, molto lineare, molto delicata e pulita. Andiamo invece a qualcosa di un po' più, chiamiamolo rock. Allora, eccolo qui, il bracciale Deca. Il diametro interno è di circa 9 cm e lo spessore varia dai 3 ai 6 cm. Potete trovarlo anch'esso sia in argento che in oro. Ha, come potete vedere, queste parti un po' più sporgenti. È sicuramente, insomma, un accessorio con il quale potrete realizzare delle borse un po' più moderne, via. Sicuramente, insomma, sempre di grande effetto e alla moda. Proseguiamo e terminiamo con la semplicità per eccellenza, che è questo, il manico ad arco, anch'esso in oro e in argento, lunghezza di circa 13 cm e altezza di 9,5 cm, e anche qui lo spessore di circa 5 mm. Purezza assoluta, semplicità e linearità. Insomma, manici adatti per tutti i gusti. Questa puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. È stata una puntata molto ricca, siamo partiti davvero, insomma, con un'emozione molto forte, poi abbiamo proseguito conoscendo tanti progetti, persone, filati. È stato, insomma, ecco, molto bello, per non parlare poi ovviamente dei manici finali, che sono una chicca. Allora, io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo che tutti i link dei prodotti che avete visto quest'oggi sono proprio qui sotto il video.
di continuare a seguirci, di iscrivervi al nostro canale YouTube in modo tale che possiate seguire Tessilan Condivision, Tessilan News con Rosaria, ma anche la rubrica Come fare con il meraviglioso Andrea. Oltretutto vi ricordo anche di seguirci sugli altri social, quali ad esempio Facebook, quindi proprio con la pagina Meglio di Maya, Instagram, Pinterest e TikTok. Di commentare qui sotto il video se avete bisogno di maggiori informazioni o comunque di contattarci, perché il servizio di assistenza c'è. Tessilan ve lo offre davvero in ogni maniera, telefonicamente, tramite chat, email, WhatsApp. Insomma, noi ci siamo, come vi diciamo spesso, siamo qui apposta. Quindi se qualcosa non va, comunque se avete bisogno di noi, contattateci. Detto questo, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata. Basta, niente, finisco qui. Ciao!